Allora io sono Sua Giuseppina De Leo. Per raccontarvi della mia vocazione devo iniziare dall'età di cinque anni. Mia mamma, e mia mamma e mio papà erano in trasferta tutte e due. Poi scoprirai cosa è successo. E io andavo a messa ogni mattina. Alle 5 del mattino, mia zia, cioè la zia di mamma, mi prendeva, mi svegliava e mi portava a mezza delle 5. Io stavo buona buona con un pezzettino di pane, però già capivo qualcosa perché eh, se ve ne accorgerete dopo, dal, eh, come si dice da quello che ho scritto, saprete che io già. All'età di 3-4 anni capivo tutto, va bene? Perché poi mia mamma ha perduto la mamma all'età di 5 anni e sua zia all'età di 2 anni, perciò è rimasto solo mio nonno, mio nonno che dopo è morto quando sono nata io. E... La povera mamma, guarda, l'ho sempre voluta bene, l'ho portato sempre nel cuore. La vita che ho sofferto, l'ho sofferta anch'io con lei. Però devo dire che le sofferenze dalla prima età, da quando ero nata, prima di nascere, a dopo, a quando sono adesso di 84 anni, mi hanno maturata proprio tanto, tanto, tanto. Quando ho fatto la comunione nel 19... perché io sono nata il 28 aprile 1938, era appena morto mio nonno e quindi mi hanno dato il nome di Giuseppina. E, mh, mia mamma era a Milano mio papà era Civita Vecchia, anzi prima in Sardegna, poi Civita Vecchia. Hanno fatto un po' di strade, hanno girato un po' l'Italia. <ride> È bello, guarda. Ma... Ho perduto il filo, scusatemi, ma vado avanti. All'età di... quando ho avuto nove anni, nel 1947, ho fatto la mia cresima e la mia comunione. Al momento in cui ho ricevuto Gesù, le ho detto, io sarò tua, io diventerò suora. Perché fino a quell'età continuavo a dire a mia sorella Giovanna, che era dopo di me, quattro anni dopo di me, a dirle: Io quando sarò grande mi farò solo, suora. E lei mi diceva: Io mi sposo, va bene. Va bene. E ci vesticevamo sempre per questo motivo. Poi nel 48-49 sono andata a Milano con mia mamma e ho trovato una bella sorpresa che non dico adesso, lo leggerai. Però io ti dico che capivo tutto. Io, da quando avevo 5 anni fino a oggi, Dio l'ho avuto sempre vicino e l'ho sempre sentito vicino, sempre. Lui, non, un istante, non mi ha mai lasciato. Nei momenti di difficoltà, ha sempre vinto Lui, perché Lui vince sempre. E io ho sempre detto: Sì, Signore, eh? mi ha dato questa grazia, guarda una grazia grande, veramente, ora perché sono felice, ora sono felice, veramente felice, mi sento contenta, contenta della mia vita religiosa, contenta di tante cose, nonostante le difficoltà, perché voi sapete bene che quando si vive in comunità non sempre ci incontriamo, abbiamo caratteri diversi, ecco, perciò... Lì ci sono delle sofferenze. Poi io ero molto sensibile. Era di una sensibilità, come lo sono ancora adesso, da, proprio brutta, eccoci. <ride> Perché adesso rispondo abbastanza. Sono sensibile. Ho fatto quanti anni? Cinque anni, sei anni, la superiora, Però ho un senso di... Um, come si dice, di osservare, di dire la mia, eh? che tante volte offendo la gente. <ride> ma eh, perché mi ha dato un carattere forte anche il Signore, ma fortissimo, perché sapeva che dopo cosa dovevo passare, no? Ecco, siccome mia mamma non potevo io stare. Con mia mamma e anche mia sorella giovanna perché c'era la san vincenzo sono stato un po', un, un po di anni con mia mamma un anno o due poi la san vincenzo ci hanno preso e ci hanno portato all'overe no l'overo che è vicino all'overe dalle suore di maria bambina quando sono stata lì a scuola, io avevo nove anni, quindi, ma facevo ancora la seconda elementare, perché mi era difficile anche andare a scuola. E, e, però dopo un anno la San Vincenzo ha visto che ero molto lontana da mamma, faceva fatica a venire su verso Sondrio. E allora mi hanno portato dalle Cabrini a Sant'Angelo, Lodigiano. Sono arrivata a Sant'Angelo nel 1950. Sono rimasta a Sant'Angelo fino al 1955, perché io nel 1954, a 16 anni, mi sono fatta Cabrignana. Quel giorno, guarda, l'8 dicembre del 1954. Quel giorno, quello che ho goduto dentro nel mio cuore, ho fatto silenzio tutto il giorno, però contemplavo il Signore che era dentro di me. E la vita che avevo, che stavo scegliendo, Avevo un professore bravo, bravissimo, non bravo, che mi ha fatto fare il voto di castità prima che io entrassi. E io entrai col voto di castità. Quindi il postulantato l'ho fatto a Sant'Angelo. Poi nel, a settembre, nel, mi troverai tutto scritto lì, 1954, dicembre 1954, sono entrata. Mi pare che sia a novembre, a settembre o luglio, non mi ricordo, però c'è scritto nel foglietto. S uh, del 1955 sono andati in noviziato. Noviziato ho fatto solo un anno perché allora facevamo un anno solo. E lì ho fatto un po' di tutto. <ride> curavo le galline, curavo, facevo la sacristana. Facevo un po' di pulizia, ho tutto. <ride> Però ero serena, di una serenità tale che solo il Signore conosceva il perché. E io ho dovuto lasciare mia mamma e mio papà soli, con il permesso della San Vincenzo, perché avevo il tutore, sono dovuta farmi suona, Ecco perché a 16 anni. Dopo da Sant'Angelo, sono quindi da Ospedaletti nel 1956, quindi la vestizione l'ho fatta il 19 settembre. Il 20 settembre del 1956 ho fatto la, la prima professione. Sono stata spostata prima, dopo il noviziato, subito a Roma, in via Sicilia. E mi hanno messo a fare la scuola materna. <ride> Quindi, io ho fatto la scuola materna da tanti anni, senza diploma. Avevo <ride> incominciato già Sant'Angelo da ragazza ad aiutare Maddalena, ecco, di Sant'Angelo. Quindi io ho preso il diploma di, di infermiera professionale. Nel 61 ho finito. Ho fatto due anni, quindi nel 59 ho iniziato. Ovvero. Nel 61 ho finito il corso di due anni, poi invece il diploma di scuola materna l'ho preso nel 71 che ero in Sicilia e supplicavo il mio superiore di, di farmi prendere il diploma perché non potevo continuare a fare scuola senza diploma. E quindi ho cominciato a fare la scuola materna. Il tirocinio l'ho fatto agli guardiani. poi sono ritornata giù e per otto anni sono andata avanti a fare scuola materna. Tu pensa che io sono maturata come eh, psicologicamente, umanamente, con l'aiuto dei sacerdoti? Incominciando da quello di Sant'Angelo che mi ha fatto fare il voto di castità. Quindi, se lei dovesse ritornare indietro nel tempo e ricordare come, quando lei è entrata, che cosa ha capito di Madre Gabrini del Carisma quando è appena entrata nel, nell'istituto? Io sono stata dal 50 al 55 a Sant'Angelo. Ciò si facevano le feste, poi eh, appena sono arrivata a Sant'Angelo. Mi hanno presentato un'immagine. C'era la madre Cabrini in un campo di grano. Oh, io prendo e dico, no, questa suora non mi faccio suora. Invece mi sono fatta proprio di lei. Ecco, quindi erano le feste. Poi, stando con i bambini, stando con le suore, stavo in sartoria. Si sentiva sempre parlare dalle suore della madre Cabrini. E, e quindi lì io percepivo benissimo per cui quel giorno è stato per me il più felice della dopo quello della prima comunione della mia vita no quando poi sono entrata con la formazione che abbiamo avuto dopo con le costituzioni che abbiamo avuto allora mi è entrata di più dentro nella mente perché io vedevo o lavoravo in missione quindi ho lavorato in Sicilia per parecchi anni, anche con, eh, con gli emigranti ho lavorato a Raguta, perciò la vita la conoscevo, era la prima cosa. E poi, siccome io avevo fatto il, non il voto, ma la promessa a Gesù, che avrei eh, riparato i peccati di tante persone, incominciando dai miei, Va bene? E ancora oggi io dico: Io voglio riparare i peccati di tutti quelli che non pregano, di tutti quelli che bestemmiano, di, di tutti. Basta, lo sa Gesù. Quindi, e io ho imparato piano piano, non soltanto ad averlo presente, ma ad amarlo di più. Ti dico sinceramente che io lo amo. Come uno sposo ama la sposa. Allora proprio perché lei mi dice questa cosa, io le chiedo: oggi, in questo momento della sua vita, facciamo un salto in avanti. Lei come lo vive il carisma? Io il carisma l'ho sempre vissuto, eh, cioè eh, cercando di rassomigliare a Lui con la riparazione, con la missione, perché ho sempre fatto missione io. Cioè, sia perché facevo l'infermiera con le persone anziane, l'infermiera con i bambini e la scuola materna. E quindi io davo ai bambini quello che avevo nel cuore. E a proposito di questo, lei ha parlato della comunità. Sì. Le posso chiedere com'è stato per lei vivere e lavorare in comunità? Cioè, per me è stato difficile. Perché poi ho, ho sofferto anche di depressione molte volte. Mi hanno messo, uh, come si dice, da un medico, da un terapista, che era proprio stato un fratello. Mi ha guidato per diversi anni, perché io andavo spesso in depressione. E poi avendo vissuto la vita così, io avevo bisogno di affetto, perché non l'avevo mai avuto dai miei, capito? E ora era difficile per me trovare l'affetto. Non lo trovavo l'affetto, l'affetto io l'ho trovato dalle persone esterne, dai miei confessori. Eh? E quindi mi era difficile, e in comunità era difficile anche, perché tante volte di dicevo, ma come faccio? Io ho bisogno di questo, mi rendevo conto. Però, piano piano l'ho vinto. Quando ho cominciato veramente a essere missionaria tra i bambini, no? Perché al principio non capivo niente io, Perché capivo che dovevo e cosa significava diventare mamma o non mamma. Oh. E quindi, niente. E la madre Cabrini, piano piano, mi ha trasformato. Oggi, lei come descriverebbe il suo ministero? Qua. Ammalata, che sono stata mandata via prima del tempo. Il mio lavoro di missionaria del sacro cuore è la preghiera e la sofferenza fisica, perché io mi porto molte sofferenze fisiche. Però con questo sorriso l'ho sempre portato, perché mi hanno in... la madre Cabrini non ha, non ha mai pianto davanti agli altri. Da sola forse piangeva, ma davanti agli altri mai. E quindi io cerco di sorridere sempre. E anche quando non riesco a trattenermi dai dolori, chiedo le gocce in più. Perché sto prendendo, guarda, ti dico io, tantissime medicine. Però questo è il più grande ministero che sto facendo. Sono missionaria del Sacro Cuore, ancora. Il Domande Generale lo sa, perché ha tanta fiducia nelle suore del, di Codogno e perciò dobbiamo pregare tanto anche per il capitolo che ci sarà. Eh. Siamo verso la fine, però io le vorrei chiedere una cosa, proprio un flash velocissimo. Se lei mi dovesse raccontare un'esperienza che per lei come suora è stata davvero importante nella sua vita. Quindi l'esperienza mia è stata uh, quando adesso ho partecipato al rinnovamento dello spirito. Mi hanno fatto l'effusione dello spirito santo nel 13 no, 13, no, nel 18. Fatto sta che quando, siccome quando fanno l'effusione in giro pregano tutti, poi in giro a noi... C'erano altre persone che pregavano per noi. Poi leggevano la Bibbia. E una di queste persone che era con me, che pregava per me, con me per me, quando eh, ha parlato del suo confessore, che gli ha detto: eh, domani, quando ci sarà l'effusione, tu darai un bacio da parte di Gesù a Sua Giuseppina. Senti, quando ho ricevuto quel bacio, la gioia mia è stata grandissima. Grandissima. Ora soffro perché non posso uscire più, andare a pregare con loro, ma anche perché sono andate molto lontano di qui. Invece che prima erano all'oratorio. Quindi, però ogni tanto mi chiamano e io, quando posso, mi faccio trasportare. Però, guarda, è stato qualcosa di bellissimo. Però sappi che io sono la persona più felice di questo mondo ora. Nonostante tutti i gradini che ho dovuto fare per arrivare in cima. Vi basta? No, le voglio chiedere un'altra cosa. L'ultima domanda. Sì, sì, sì. La cosa è, se lei dovesse dire qualcosa. Ad una giovane donna che sta pensando di unirsi alle missionarie del Sagro Cuore come consacrata, che cosa le direbbe? Io l'ho fatto questo. Ai ah, ragazzi della, della Crisima ho raccontato della mia vocazione, però in modo sì, più semplice e più bello perché lì mi ispirava il Signore, come dovevo dire. Perciò che le direbbe? Io le direbbe a racconterei la mia, la mia vocazione prima di tutto e farei vedere la mia gioia. Perché quello che, eh, che hanno bisogno le ragazze di oggi è la gioia. Perché se non vedono un volto gioioso eh, non possono capire. E io parlerei subito del mio Gesù che me lo porto ogni giorno nel cuore. Bene, grazie Sor Giuseppina, non so come ringraziarla.